If you want, Guru, we can start from Shamali question. La dico prima in italiano, poi in inglese. Shamali gli chiedeva, voleva chiedere a Gurudev perché nella nostra cultura Vaishnava e nella cultura indiana la misericordia si dice sempre che passa attraverso i piedi del Guru o i piedi di loto di Radha e Krishna. E magari nella cultura occidentale questa cosa non esiste, e voleva chiedere questo a Gurudev. So Gurudev, the question is, why in Indian culture and in our Vaishnava culture, the mercy of the Guru, the mercy of Radha and Krishna goes through the lotus feet, because that in Western culture is something that for us maybe can sound strange at the beginning. Is I want to know. So what is the Western culture? What is it? Yes, because normally Western culture, we can say that the feet are not something considered special or important, and not giving mercy is not. But in our culture, we always speak about lotus feet of Radha, lotus feet of Krishna, lotus feet of Gurudev. And she was curious to know something more from you or from other Vaishnavas. Quindi mi ha chiesto di ripetere la domanda, di cercare di capire qualcosa di più sul perché perché il come nella cultura indiana la misericordia passa attraverso i piedi di loto del Guru e di Radha e Krishna. I say one story. Ti dico una storia. Jesus is sitting with very rich people, king and others. Gesù è seduto con persone molto ricche. And that time, one lady want to enter inside the hall, that room. And in quel momento arriva una donna che vuole entrare in quella stanza. And this was 4 or 5 people want to stop this lady. E quindi in quel momento 4 o 5 persone maschi hanno voluto fermare questa donna, si alzano per cercare di fermarla. But she had so much intense to enter in that hall. Ma lei ha un desiderio così intenso di entrare in questa stanza che addirittura 4 uomini non hanno potuto fermarla. Yeah, they cannot control. Non hanno potuto controllarla. And she enter in that hall. E in ogni caso riesce a entrare nella stanza. And she start catch the feet of Jesus. E quindi arriva da Gesù e prende i suoi piedi. And get the feet of Jesus and washing the from the tears to the feet of Jesus. Quindi prende i suoi piedi e con le sue lacrime lava i piedi di Gesù. This is real or not? Questo è vero o no? Why you are in picture, others are not in picture. Tu sai impostarlo questo? Change it. I want to see the why this happened? Why she catch the feet? Why not mouth? Perché succede questo? Perché gli ha preso i piedi e non la bocca, per esempio? Why she catch the feet and crying on the feet of Jesus? Perché ha preso i suoi piedi e ha pianto sui suoi piedi di Gesù? My question. Questa è la mia domanda per te.
you will answer, then I can answer more. Se rispondi, quindi lui può andare avanti a spiegarti perché ha preso i piedi di Gesù. This is right or wrong story. Questa storia, chiede ai devoti, è giusta o è sbagliata? Or my imagination. O è un'immaginazione di Gurudev? Giusto? Giusto, Gurudev. Sì, è vera, era Maria Maddalena. Maria Maddalena, if I have no love, how I will go to the feet? I will go nowhere. Quindi dice, sì, era Maria Maddalena, e se non avesse avuto amore, come avrebbe potuto andare ai suoi piedi e prendere i suoi piedi? Love is Sanatan Dharma. It was, it is, it will be. Quindi amore vuol dire è Sanatan Dharma, quindi è stato, è e sarà. Ok, adesso è arrivato Sridhar, lascio tradurre a chi è più bravo. You translate what you listen, okay. How you can translate. Ok, sorry. Quindi hai capito? Translate is not clear. Ok. Love quindi, is Sanatan Dharma. Ripetiamo, amore è Sanatan Dharma. It was, it is, it will be. Che è stato, è e sarà. Understand? And it always moves from the lotus feet. Humbleness. E quindi passa sempre dai piedi di loto, da umiltà. If there is no humility, humbleness, you cannot serve, you cannot love, you cannot feel. Se non c'è umiltà, tu non puoi in nessun modo pensare di poter amare, servire o sentire, avere sentimenti. Western world teaching that you not become humble, you live in the ego and fight with others. Quindi la cultura occidentale moderna invece insegna che a non diventare umili e quindi diventiamo individualisti e combattiamo con gli altri. This Western world teaching is also working in the big city in India. E questa cultura dell'Occidente ormai è già attiva anche nelle grandi città indiane. Because they want to be Western. Perché anche loro adesso vogliono essere occidentali. And in the Western world, they also want to be Sanatan. We want to be in loving and feeling. They develop in relation. They develop devotional practice. They go to the feet, and they respectful to the lovers. E quindi ugualmente anche in Occidente ci sono persone che cercano questo Sanatan Dharma e quindi imparare a essere umili e andare quindi entrare in una relazione di amore e di rispetto. Sanatan is, it was, it is, it will be. Sanatana è eterno, quindi è qualcosa che è stato, è e sarà. Who's changing, that is not Sanatana. Qualsiasi cosa no, che... No, you translate. See that, come here. Thank you. Understand. Clear? Come more close. Yes. Clear? Ask question. Altre domande? Many said to me that you never give the example from the Shastra. Molti mi dicono tu non dai mai spiegazioni che provengono dagli Shastra. You don't know Shastra. Quindi significa che tu non conosci gli Shastra. I say yes.
I don't want to know to confuse others. I want to give the clear understanding how to understand the eternal Sanatan. How you can feel it? Io gli rispondo sì. Io non voglio conoscere cose che poi magari quando le spiego possono mettere in confusione gli altri. Io voglio conoscere le cose interne e il vero Sanatana Dharma, come poterlo sentire, praticare. And I have very much respect for Mother Maria. Ho tantissimo rispetto per Maria. Because she is in love with his son. Perché lei è in amore con il figlio. That is Vatsalya Rasa. Questo amore da lei è Vatsalya Rasa. Maria Magdalena had a conjugal love with the Jesus, pure divine. Maria Maddalena ha un amore coniugale con Gesù, puro e divino. And the friends of Jesus also had a friendly love with Jesus. E gli amici di Gesù hanno un amore in amicizia con esso. So they are what practicing. They are practicing really in living in the love. They not go direct to the Jesus. You have to follow to them, to the Jesus, then we can understand. If you want to go direct to the Jesus, I will never understand Jesus. If I want to go direct to Krishna, I will never understand anything without Mother Yashoda, without Radharani, without Subal and Sridham. Quindi loro, gli associati di Gesù, la madre Maria Maddalena, sono coloro che praticano il vero amore con Gesù. E se noi vogliamo comprendere Gesù, lo dobbiamo approcciare attraverso di coloro che lo amano. Non possiamo approcciarlo direttamente, altrimenti non lo comprenderemo. Similmente, se vogliamo avvicinarci, relazionarci con Krishna, non lo possiamo fare direttamente, altrimenti non lo comprenderemo mai. Lo dobbiamo approcciare attraverso Madre Yashoda, attraverso Radhika, attraverso Subal, Sridham, a seconda della relazione che voglio sviluppare. The mind has to be clear, an easy way to follow, that's the way. Dobbiamo avere chiarezza nella nostra mente, dopodiché la via sarà facile da percorrere. And decide one way, which way I want to go, which mellow I want to sing. Però dobbiamo decidere qual è la nostra via, dobbiamo decidere in quale tipo di sentimento vogliamo cantare. If you not decide mellow, you are not in mellow. Se tu non decidi in quale sentimento vuoi relazionarti, significa che non ce l'hai, non hai sentimenti in realtà ancora. Ping pong. Ping pong. Sei come una pallina da ping pong che va da una parte all'altra senza fermarsi. Chiedete delle domande, perché io mi ispiro ascoltando le vostre domande. Chiedo scusa,
se posso. Cioè, ma senza conoscere, com'è possibile decidere quale sentimento? Quando è che inizia la scelta del sentimento? In quale momento del percorso spirituale? Chiara? Sì, sì, sì. So if I am in a stage that I don't know, I don't have a developed feeling yet. So how to choose? In which stage of our devotional life it comes that we are able to feel and to choose what is our way in which feeling we want to develop? How it comes? What you like, Mother Mary? A te ti piace di più Madre Maria? What story you like? Quale? Maria Magdalena. Oppure Maria Maddalena, quali sono le storie, Friends, gli eventi che ti appassionano, che ti piacciono di più? Che Gesù si relaziona con chi? In quale avvenimento? Con Madre Maria, con Maria Maddalena, con i suoi amici? Can't with Krishna. Allo stesso modo puoi pensare per Krishna. Who is the mother of, there are three mother of Krishna. Krishna possiede tre madri. You know this? The mother of Krishna is three mother. Sono tre le madri di Krishna. Which mother you like? Putana is also mother. Una di queste madri è Putana. One is mother Devaki. Un'altra è Devaki. And one is mother Yashoda. E un'altra invece è madre Yashoda. Which mother you like? Quale mamma ti piace di queste tre? Beh, pare, meglio Yashoda. You see? So if you like Maria Magdalena feeling with Jesus, come to the Radharani. There is Chandravali also. Quindi se a te ti piacciono quei sentimenti che vengono scambiati tra Gesù e Maria Maddalena, allora molto probabilmente ti piacerà anche l'amore coniugale in relazione a Krishna, quindi sarai attratto da Radharani. E lì con Radharani c'è anche Chandravali. Chandravali. Also, there are many sakis, gopis, what you like. Così come Chandravali ci sono tantissime altre sakhi, gopi, quale ti piace di più? All their expansion of Radhika. Tutte le sakhi, le gopi sono espansioni di Radhika. Right or not? Giusto? What you like? Quindi qual è quella che ti piace di più? Radhika, Srimati Radharani. That is the point. Why we say Radha Mohan? Perché noi diciamo Radha Mohan? Radha Govinda? Oppure Radha Govinda? Radha Raman? Radha Raman? Radha Madan Mohan? Sì. Radha Madan Mohan? Why? Perché? Perché pronunciamo in questo modo? Prima Radha e poi Govinda o Mohan, Madan Mohan. No. This is Radha's Madan Mohan. Radha's Mohan. Radha's Govinda. Perché, ad esempio, se mi guardo io nella mia relazione che ho con Radha e Krishna, quel Krishna non è il Krishna di Sadhu Maharaj, ma è il Krishna di Radharani. Quindi metto per prima Radharani, allora chiamo Radha Mohan. Without catching to Radhika, how you will know is Krishna? Senza afferrare Radhika, come potremmo mai comprendere Krishna? You see 15, Bhagavad Gita. Take the Bhagavad Gita. 10-15. Take out the book if you have a 10-15. Allora, se prendiamo la Bhagavad Gita, capitolo 10, verso 15. 10-15.
Yeah. Indeed, you alone know yourself. Who say Arjuna is telling to Krishna. Quindi è Arjuna qui che si rivolge a Krishna. What? Say. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. You see. You know internal potency? Quindi il verso dice, in realtà tu conosci te stesso solamente grazie alla tua potenza interna. E chi è questa potenza interna? So, Krishna cannot understand himself without internal potential, without Radhika. Krishna stesso non può capire se stesso senza la sua potenza interna, che è Srimati Radhika. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. You see, by your own. If the eternal potency is not so, you don't know yourself. Quindi se la tua potenza interna non te lo mostra, cioè non ti mostra, non ti fa vedere chi sei, tu neanche sai chi sei, non puoi riconoscerti. My English is not good, maybe I'm wrong. Check it nicely. Forse il mio inglese non è molto accurato, forse mi sbaglio, allora controllate anche voi se questo verso effettivamente dice in questo modo. Read again, in Italian. In realtà tu conosci te stesso solamente grazie alla tua potenza interna. Miss? I cannot understand and I want to understand to him. Quindi Krishna stesso, lui non riesce a capire, a comprendersi senza Radharani e io voglio comprendere lui. Mama, senza Radharani. I cannot talk without you. I want to see you. You have to sit. You are giving me energy. Thank you. Yeah. Go on. Yeah. Yeah. You see? Posso fare una domanda? Sì, sì, vai. Certo. Non so se... aspetta, se... Non so se il Prabhu voleva un attimo continuare perché stava facendo alcune... Come ti chiami, Prabhu? Scusami, non sei la prima volta che perlomeno io ti conosco. Ti vedo. Ah, prima Vanni. Prima Vanni, okay. No, va bene. No, penso di aver capito, sono cose su cui puoi meditare, ma penso di aver capito. Grazie mille per la risposta. Ha girato verso di me, quindi scusate. Vrindavan, Vraja, Gurudev is on the phone 1 minute. Huh? Thank you, Bob. Yeah. So yeah, he says he understands and he will meditate on this subject. You see, two difficult things in one meeting, you understand.
and we take so long time to reach here. Vedi, delle cose così che sembrano complicate soltanto con questo incontro tu l'hai capito, però per arrivare a questo ci mettiamo tantissimo tempo. I turn and turn and turn and turn and I talk the language what with you but no they part of chalo bahar kya kaam hai Uttam ji ka pen lena अभी नहीं है भाई जाके पुजारी से पूछो ना अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं जाओ जाओ वहां पर लोग पुजारी से पूछो हम पढ़ देते हैं क्या I forget what I am telling. You're telling that we go so much around and turn and turn. Then my only head is the logic and philosophy, and the reality I forget. Il nostro problema è che noi ci giriamo soltanto intorno e intorno per tanto tempo e ci riempiamo la testa soltanto di cose logiche e di filosofie, e quello che in realtà lo tengo da parte e me ne dimentico. I like very nice Vishnu Maharaj come now. Io ho visto la classe, mi è piaciuto tantissimo Vishnu Maharaj adesso che è stato a Terni. One thing he says so nicely. Lui ha detto una cosa bellissima. He, how Bhakti Siddhanta Guru Gaurakishore Das Babaji is hiding to do bhajan. Lui ha descritto di come il guru di Bhaktisiddhanta Sarasvati, che è Gaurakishore Das Babaji, si nascondeva per poter eseguire il bhajan. And he is singing one bhajan. E lui cantava un bhajan. Where is Shama? Sing what bhajan he is singing. Kothai go prema mai la vera. You see? Listen. Come here near. Their mic is not going. Yes, he was singing that song from Gaurakishore Das Babaji that say Kothai go prema mai rade rade. That means where are you? Kothai go prema mai. So prema mai is Radha, Radha, Radha. He's crying out in a separation from Radha. And he's looking in Radharani, on all over Vrindavan, in every place, he's crying out her name. This is parampara. This is parampara. Quindi la canzone è in italiano. C'è bilingue. Ah, è vero. Quindi stavo. Gurudev ha chiesto di spiegare la canzone Kothai Go Prema Mai Rade Rade di Gaurakishore Das Babaji e dice a Gurudev che quindi questo è parampara, no? Andare a vedere da il guru e il paranguru chi c'è prima. Però il significato della canzone. Il significato, grazie. Il significato della canzone praticamente. Ok, significato della canzone Kothai Go Prema Mai, quindi dove sei Prema Mai, Rade Rade, quindi c'è Gaurakishore Das Babaji che gira per Vrindavan e piange chiedendo a dove sei tu Rada, e fa così nei vari, in tutti i posti di Vrindavan. Lui fa così e in questa canzone viene descritto questo suo pianto in cerca di Radharani. And how parampara going? You want to see? È come funziona la parampara? Come Prabhupada last paragraph, last word. Bhagavad Gita, last word. Stiamo prendendo l'ultima parola del commento di Prabhupada nella Bhagavad Gita. Last sloka. Last sloka. Which is last sloka? Thank you.
paragraph. Are the last line you want or last line? What is Bhagavad Gita? Where is ending? This paragraph. This paragraph, ok. Quindi l'ultimo paragrafo del commento di Prabhupada della Bhagavad Gita. The living entity. No, in italiano. Allora, se ce l'ha qualcuno in italiano, altrimenti faccio la traduzione al volo di questo in inglese. No, in inglese also is there. Yeah, ok, allora lo faccio anche in inglese perché ci stanno anche pubblico inglese. The living entity, in his original position, is pure spirit. L'entità vivente, nella sua posizione originale, è puro spirito. He is just like an atomic particle of the Supreme Spirit. Essa è come una particella atomica di Spirito Supremo. Thus, Lord Krishna may be compared to the sun and the living entities to the sunshine. In questo modo, il Signore Krishna può essere paragonato al sole e le entità viventi alla luce del sole. Because the living entities are the marginal energy of Krishna, they have a tendency to be in contact either with the material energy or with the spiritual energy. Here someone wrote ping pong on the side. I said ping pong. Allora, dato che le entità viventi sono una potenza, un'energia marginale di Krishna, esse hanno la tendenza di essere in contatto sia con l'energia materiale che con quella spirituale. Ping pong. E qui Guru l'ha fatto scrivere da parte ping pong. In other words, the living entity is situated between the two energies of the Lord. One is the soul, one is my plastic body and my senses. Quindi, in altre parole, l'entità vivente è situata tra le due energie del Signore. And Gurudev, we are independent. Gurudev dice che queste due energie sono uno, il mio because corpo di Krishna plastica. Is independent. So more ping pong, ping pong. Le due energie sono uno, il mio corpo di plastica e una è la mia anima. E sono anche indipendente perché Krishna è indipendente. Quindi questa indipendenza mi fa fare ancora di più come una pallina di ping pong. And because he belongs to the superior energy of the Lord, so this mercy can come. He has a particle of independence. Yes, very independent. E dato che appartiene, this is the third quality of the spirit. Is the third quality, questa independent. È la terza qualità dello why spirito. I will listen Guru Dev? Quella di essere indipendente. Why I will follow to Krishna? Perché devo ascoltare il Guru? Perché devo seguire a Krishna? I will touch the feet. Perché dovrò toccare i piedi? Yeah. Dato che l'entità vivente appartiene all'energia superiore del Signore, ha una particella di indipendenza. By proper use of that independence, he comes under the direct order of Krishna. Facendo buon uso di questa indipendenza, l'entità vivente può andare sotto l'ordine diretto di Krishna. Thus, he attains his normal condition in the pleasure-giving
potency. You want to be normal or not? In questo modo ottiene la sua condizione normale nella potenza del piacere. You cannot be normal. Vogliamo essere normali? Uno non può essere normale without either giving potency. Senza la potenza del piacere. What you try? Parampara. Prabhupada follow this parampara. Bhagavad Gita is for beginner children. What means, Buddha? For the beginners who don't know anything, they can know everything from Bhagavad Gita. This is the mercy of Prabhupada. In one book, he gives everything. Quindi questa è la grande misericordia di Prabhupada, che nella Bhagavad Gita lui ha fatto dei commenti che vanno bene anche per dei piccoli bambini, e in realtà c'è tutto in questi commenti. And in the middle, in the starting and in the last word is a very big meaning in the books. Che sia all'inizio, beginning, middle and last. All'inizio, che nel mezzo e alla fine, il libro, questo libro è pieno di significati molto profondi. In beginning of Bhagavad Gita introduction. All'inizio della Bhagavad Gita c'è l'introduzione. He write about relation. E lui ha scritto riguardo della relazione. Five type of relation. Che ci sono cinque tipi di relazione. And he say devotional practice is for that to develop sarup. E lui ha scritto che la pratica devozionale ha come obiettivo quello di sviluppare la svarupa. Mamma to the Sanatini. Why? She is my mother. No, she is universal mother. Not only my mother. Perché io chiamo mamma a Sanatani, perché lei non è in realtà mia madre genetica, è una madre universale. Because she is in Vatsala Rasa with Gopal. Perché lei ha il sentimento del Vatsala Rasa con Gopal. That is his sarup. Questa... Without mellow there is no sarup coming. Senza però un sentimento fisso è impossibile che si manifesti la svarupa. Prabhupada write in beginning and last Radhika, pleasure giving potency, who give the pleasure to the Krishna. Prabhupada ha scritto a riguardo di Radhika, della potenza del piacere, sia all'inizio che alla fine, di colei che dà piacere a Krishna. If you not believe, I can show you again. E se non mi credete, ve lo mostro. You want to see? Volete vederlo? We believe. You don't. You want to see again? You tired to see again and again. Dice, vi siete stancati di riguardare, riguardare ancora. He say, you believe in Sarup? Credete alla svarupa? That is to do. Crederci significa che si deve fare. L'ho praticato. Second thing, believe in Krishna. Assign with Krishna. Se uno crede in Krishna, dice di credere, deve firmare con Krishna. Assign means very difficult word. Questo firmare in questo contesto è una parola molto difficile, ha un significato molto difficile. Ten ten open. Assign with Krishna. Ten, ten. Yes. I like so much I cannot say you. Assign with Krishna. Are assignment is not there, or you will go further. Se uno ancora non no, ha... no, all night. Assign with Krishna. The comment.
commentary, no, no shloka. Ten, ten. No, underline is there. Yeah. Yeah, read that. Krishna is good. Read, read. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. The ultimate goal of progress is Krishna. Krishna. And I fix with Gurudev. L'obiettivo ultimo del progresso è Krishna. Is a Krishna consciousness or Gurudev consciousness? Però quello che faccio molto spesso io è quello di centrarmi soltanto verso il Guru. Però questa è coscienza di Krishna o coscienza del Guru? Semi. Ditemelo. Prabhupada teach Krishna consciousness or Guru consciousness? Prabhupada è venuto per insegnarci la coscienza di Krishna o la coscienza del Guru? Krishna. Coscienza di Krishna. Little Guru consciousness? No. Guru is what? Compass. I always keep in my heart compass. Anche un pochetto di coscienza del Guru, lui dice no, cos'è il Guru? È una bussola, vedete? Compass. Questa bussola. E io tengo sempre la bussola all'interno del mio cuore. You drive car, you have a compass or not? Quando hai, scusate, quando guidate la macchina, avete la bussola, ovvero il navigatore, I oppure no? I have also compass. Anche io ce l'ho il navigatore. You have a compass? No. I have a compass. Quindi ce l'avete anche voi il navigatore e ce l'ho anch'io la bussola. Compass and goal is one? L'obiettivo e il navigatore sono la stessa cosa? No. No. But I have no goal, then I don't need compass. Se però io non ho l'obiettivo fisso, allora neanche ho bisogno del navigatore che mi ci porta. Like my mama Sanatani, don't need compass. She fixed the goal. Come mamma Sanatani che si trova nello stadio della Svarupa Siddhi a fissare il suo obiettivo non ha bisogno della bussola. But she also need compass. No, però c'è anche bisogno della bussola. Because how to give more and more love to Krishna like Nenio, baby. Quindi in realtà non avrebbe bisogno, ho capito bene, però per il sentimento, comunque sia, di dare sempre di più amore a Krishna come un bambino, anche se è già fissa nella sua Svarupa Siddhi, allora vuole prendere la bussola. More varieties to learn to cook, to make for Krishna Gopal. Così che si possono imparare più varietà per cucinare per Gopal. She need compass. E quindi anche lei per questa ragione vuole imparare e ha bisogno della bussola. The compass is always important. Quindi la bussola è sempre importante. Without goal, compass not work. Però se io non ho un obiettivo, non so se devo andare nord, est, sud, ovest, allora la bussola if compass is goal, non funziona. Goal niente. Is not there. E se io faccio della bussola il mio obiettivo, anche significa che non ho il vero obiettivo fisso. Muy fácil, very simple. What is the Spanish fácil? What is the facilissimo? Facilissimo. Why I make complicated with the philosophy and Sanskrit the sloka and this? I'm telling you, don't understand or not. See in the books, it is all like this. Quindi perché renderlo così complicato cercando di approcciare l'argomento attraverso tanti versi in sanscrito?
le cose in realtà stanno in questo modo, e se voi controllate nei libri lo potrete constatare. Perché complicarlo? So simple. So one should know that the goal is Krishna. Yes, one should know that goal is Krishna. Not this, Prabhupada says. One should know this is not goal. Quindi uno deve one essere, is Krishna only goal. Deve essere a conoscenza che l'obiettivo è Krishna, non è la bussola. C'è solo un obiettivo. Nothing is other. Non c'è nessun altro. When it will come to us. E quando è che arriverà anche a noi? One time you can make many goals. Possiamo crearci tanti obiettivi tutti insieme? Then you have no goal. Lo possiamo fare, ma significa che in realtà non abbiamo nessun obiettivo fisso. And when the goal is assigned. Assigned, you see this word. Assignment is a go to the broker and go and assign one document. Quindi è quando l'obiettivo è assegnato, firmato. Cosa significa che è firmato? Andate da un agente immobiliare a firmare il contratto. Che I guarantee 60% not assigned, 70% not assigned. It's still doubt going on. Io vi posso garantire che il 60-70% delle voti ancora non ha firmato. Ci sono ancora dei dubbi che vanno avanti. Un assignment si give or not give. I have to suffer, but I will never leave him. Firmare significa confirm faith. Che lui mi darà oppure non mi darà. Non me ne frega niente, io firmo perché lo voglio adorare. Questa è ferma fede. He's not a God. Assignment is not a God. He's not an Amazon. He's my Krishna. Perché quando io voglio firmare significa che faccio il passo dove non voglio più vederlo nel suo aspetto di Dio. Come se fosse Amazon, ovvero un chiedi, ordina e compra, ma firmo perché ho il sentimento che lui diventa il mio Krishna, che me ne prendo cura. Order and supply, not. Non ci sarà un tipo di relazione dove ordino e lui deve eseguire ciò che io voglio, ciò che ordino. Thank you, assign. Questo è il significato di firmare. And when we assign, go on. And when the goal is assigned, then the path. Then the path. When you're not assigned, path is not open. Quando uno non firma, il percorso non si apre. Then the path. Is slowly but progressively traversed and the ultimate goal is achieved. Quindi quando uno firma l'obiettivo, il percorso viene attraversato lentamente ma progressivamente e così l'obiettivo ultimo viene raggiunto. What is goal is important. Ultimate goal is important. È più importante l'obiettivo o l'obiettivo ultimo che è più alto? È una domanda che ho da voi. Chiedo da voi. È l'obiettivo o l'obiettivo ultimo è più importante? Obiettivo ultimo. Però senza il primo non si riesce ad andare avanti. You say ultimate goal, but without the first goal, also ultimate doesn't come. That is the point. I am not assigned. I'm
I'm blocked. Quindi il primo obiettivo è che devo firmare per poi raggiungere l'obiettivo ultimo, ed hai ragione, perché se io per primo non firmo rimango bloccato. How is good at the internal process of assignment, like if we say in practical words in our devotional life, what is the realization that we have to go through that we assign? My, I asking to you, you say you get the one contract. Io ho chiesto al Gurudev in parole tipo pratiche nella nostra vita devozionale, qual è la realizzazione, come possiamo capire cosa dobbiamo fare per cui facciamo questo processo del firmamento. E Gurudev chiede, gli dice, io chiedo da te, ti faccio un esempio, chiedo da te, se tu ad esempio devi firmare un contratto. You contract one contract, your mother. Yeah. And then she starts searching other house. What happened? Se ad esempio tu hai un contratto che fai firmare con tua madre per una casa, però poi lei si mette a cercare altre case, cosa succede? What happened? What realtor start problem creating to you? Broker make problem. Problem or not? Yes. That is the problem. We create problem in our life. Quindi io ho detto l'agente immobiliare ti crea problemi. Quindi quello dice sì, quindi sono problemi. Siamo noi che creiamo i problemi nella nostra vita. We like to enjoy the problem and we suffer in problem. A noi ci piace creare problemi e poi però ci soffriamo in questi problemi. Because we see some very small temporary benefit. Happiness benefit, then we start different place. This is the problem. You have a practical experience. Mm. I have daily practical experience. Assign means assign. He will test, he's a very naughty person. Quando uno firma, will test you assign or not. Quando uno firma, firma. Non ci sono altre cose. E Krishna ci metterà la prova, ci farà dei test per vedere se noi abbiamo realmente firmato oppure no. Dan. If he really assign it, then he's give highest good. E quando lui, you see, written is Prabhupada. E quando lui vedrà che noi realmente abbiamo firmato, allora ci farà vedere la via per l'obiettivo ultimo. Now if we have to search highest goal, if you sign it. What is the highest goal? Quindi qual è questo fine ultimo? Se noi adesso abbiamo firmato, qual è questo obiettivo? Quello più elevato. Grazie. Highest goal is what? To catch the feet of the lover to learn how to love Krishna. L'obiettivo più elevato è quello di afferrare i piedi della personalità, divinità che lo ama, per poter imparare ad amare Krishna. Prem Prayojan.
Prem Prayojan. Say, explain Prem Prayojan. What is the meaning of Prem Prayojan? You explain good. Yes. Sambandha, Avideya and Prem Prayojan. Ci sono Sambandha, Avideya e Prem Prayojan. Questi tre processi, stati. Page 4 is Sambandha. Nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita viene spiegato cos'è la Sambandha, ovvero la relazione. Sarup and Sarup Siddhi is Avideya. Poi viene spiegata riguardo la Svarupa e la Svarupa Siddhi, che rappresentano l'Avideya. And all is Prem Prayojan. E dopodiché il Prem Prayojan, l'obiettivo. Yeah. Which time? 6:15 we are. Satyavrata had a question. Yeah. Satyavrata, avevi una domanda? Sì. Ora, però c'avevo una lamentela sulla spiegazione di Gurudeva. Mi sembra, dice firmare, la cosa va bene, sì, è giusto, però quella che è la mia esperienza è la relazione d'amore col guru che mi ha fatto cambiare la vita. Io penso che questo sia molto importante. So about your explanation before that through a sign and everything. That guru, not guru consciousness. No, no, guru consciousness. Okay. Guru is not. Guru has a navigator. Il guru è il navigatore? Sì, sì, sì. No, follow navigation, you will not reach the goal. E se tu comunque non segui quello che ti dice il navigatore, non raggiungerai mai l'obiettivo. Navigator cannot be Krishna. Il navigatore però non è Krishna. Sì, sì, no, no, il mio punto è che attraverso l'amore del guru lui ci porta a Radharani. Radharani è un mondo, noi sappiamo che Radharani, le Manjari, hanno dei corpi fatti di sentimenti d'amore. Ed è possibile solo attraverso l'amore. Questa è la mia esperienza. E questo amore, che è un amore che non ha scadenza, è un amore che va avanti eternamente, ce lo dà il guru. So, my understanding and experience is that Radharani and all the Manjaris, they have bodies made out of love and feelings. So if we don't approach them and go to them through the law of the guru, then we can never reach them. If we the guru love doesn't come in us, then we can never reach to Radharani. Radharani and the Manjaris, their bodies made out of love and feelings. So if I don't get love and feelings from my guru, then I feel I cannot reach to them. I have to go through the position is this. Who is the goal? La posizione, lo schema, diciamo, è questo. Chi è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? I see you there are two philosophies. I explain. Ci sono due tipi di filosofie. Jesus in relation with his father. Gesù in relazione con suo padre. He's a son. And he said to God, my father. Lui si sente di essere il figlio e quindi
Dio lo chiama padre, che è il suo padre. Right? I say chiede. Right or not? Giusto? Yes, yes. And one, yes, one, way, no, no. One way of thinking is this: Jesus and Father is one. Quindi questa è una linea di pensiero. Un'altra linea di pensiero, un'altra filosofia, diciamo, è quella di vedere che Gesù e suo padre sono la stessa cosa. What is beautiful? Quindi qual è la cosa più bella? Qual è la filosofia più bella? I am asking la prima che hai esposto. The first one you explain. So keep this mind. This is Dvaita. Quindi tieni questa a mente, questa è la filosofia Dvaita. Always two has to be there. La filosofia Dvaita, dove c'è bisogno sempre di due personalità. If you make one, se tu queste due le rendi, that is Mayava. Una soltanto, un uno, allora è la filosofia Mayavada. Yes. That is my advice. Questo è il mio consiglio. Yes, Gurudev. Now I explain you. Krishna has to be one. He is a goal. Krishna consciousness. Prabhupada very clearly said, we have to be Krishna conscious to know my soul. No mixed story. If you want to know your soul and live in the soul consciousness, you have to know the Paramatma, then you will know the Atma. Quindi Krishna è l'obiettivo. Prabhupada lo spiega molto chiaramente cos'è la coscienza di Krishna. Se io voglio conoscere, venire a coscienza e vivere nella coscienza dell'anima, allora devo conoscere Krishna, devo capire, realizzare chi è il Paramatma. Soltanto dopo questo potrò vedere la mia atma. And who has light can see the light and bigger light. So Atma and Paramatma is the light, small light and bigger light. Come ad esempio due lampadine che possono essere una più grande e una più piccola, entrambe emettono luce. Quella più grande è il Paramatma e quella più piccola è l'Atma. Is a Brahmagyan. Is a Brahmagyan. Spark is the Brahmagyan, light is the Paramatma Gyan. A Bhagavan is a form. Form is my Sarup and his Sarup. Quindi la luce è il Brahmagyan. So light is spark. Spark. Quindi il Brahmagyan. Quindi il luccichio, la scintilla è il Brahmagyan. Paramatma is the light Gyan. E il Paramatma è la luce, è il Paramatma Gyan. Is a light. La luce. And Bhagavan Gyan is your Sarup and his Sarup Gyan. E Bhagavan Gyan sarebbe la conoscenza, coscienza della Svarupa e della sua Svarupa, della forma. What you want? Qual è che puoi praticare te? But three are one. Quindi, but different stage of consciousness. Tutte e tre in realtà sono la stessa cosa, appartengono alla stessa fonte, personalità, però sono tre tipi diversi di coscienza. Ask to this mama. You are satisfied with light or spark? Chiedete a mamma se è soddisfatta con la scintilla oppure con la luce. Give me Gopal. You only spark and light meditate.
di rimuovere la forma di Gopal e di meditare soltanto su luccichio, la luce. No. Why? Perché no? Because this is Sarup to Sarupya. Sarup and Sarupya. Per via. Without my Sarup, how I can develop Sarup with him? I'm a blind man. Per via della Svarupa, Svarupa Gyanda, la conoscenza della Svarupa. Se io non ho, non sono cosciente della mia Svarupa, non potrò mai vedere neanche la sua. Sono come un cieco. Then we say, Guru and God is one. E quindi se io non sono a coscienza della mia Svarupa, allora potrei anche vedere che il Guru e Dio sono la stessa cosa, li considero essere la stessa cosa. Guru is Guru. Il Guru è il Guru. Krishna is Krishna. E Krishna è Krishna. Guru is my navigator, teacher. My he's catching my hand and bringing there. Il Guru è il mio navigatore, il mio insegnante, colui che mi afferra la mano per portarmi verso l'obiettivo. He's my best friend. È il mio miglior amico. He's my mother. È mia madre. He's my father. Mio padre. My all the devotees, my guru. Tutti i devoti sono il mio guru. Because I see my guru in every place. Perché io vedo il guru in ogni luogo. Because all you navigate me for one goal, for Krishna. Perché tutti voi mi mostrate la via per un unico obiettivo, che è Krishna. Who teach me, who inspired me to talk about Krishna, they are my guru. Coloro che mi ispirano a parlare di Krishna sono il mio guru. They all are my navigator. Tutti quanti loro sono il mio navigatore. Or not? Oppure no? All are my navigator. Tutti sono il mio navigatore. When this divine vision will come, everywhere, jit dekho, Radhika is looking, where she see, he see only Shyam. Quando otterremo questo tipo di visione divina, allora potremmo avere quella stessa visione coscienza che ha Radhika, che in qualsiasi luogo lei vede soltanto il suo Shyam. Mother Yashoda only see his Gopal. Madre Yashoda vede soltanto il suo Gopal. Because of this navigator. Per via del navigatore. Understand. But they cannot be. They are one, but then I no see like one. Then it will be Mayavad philosophy. I will confuse myself. Loro sono uno, ma io non li vedo come uno, perché altrimenti avrò la visione Mayavad e mi confonderò. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, all is this, but his energy he has, Guru Brahma, he can create. Prabhupada not create the universe. Whole world there is ISKCON. And whole world Krishna, Hare Krishna. Quindi Guru is Brahma, not inverse. Guru Vishnu, Guru Mahesh significa che il Guru possiede tutte queste energie di queste divinità. He no maintaining, still he is maintaining. Come Brahma. Il Guru può creare così Brahma, come Brahma. He created. Prabhupada non ha creato, lui ha creato tantissime cose in tutto il mondo e poi le mantiene tuttora. Guru Vishnu che mantiene. E Guru Mahesh? Mahesh means he also destroy if we do mistake. Mahesh, he never excuse. L'energia di Shiva significa che il Guru anche delle volte punisce senza scuse e distrugge.
Then see. Possiamo vederlo. And at the same time, devotee never fall down. At the same time, in no devotee fall down. If some mistake happens, he no repeat, he again he can go on. I devoti non cadono. Se fanno degli errori, si tirano su e vanno avanti. Why? Perché? That is alternative goal. Mother, baby fall down. One baby, Sri Priya showing. Per via del goal, per via dell'obiettivo ultimo. She fall down in the mud. Come ad esempio, c'è qui Sri Priya, bimbetta, and che they are going to the party. Che mentre va alla festa, cade su una pozzanghera di fango. Then baby says, Sri Priya says, I will not go because my clothes become dirty. Allora Sri Priya dice, no, non posso più andare alla festa di compleanno perché tutti i miei vestiti si sono infangati. I am dirty now. Adesso sono sporca. Però no problem. La madre dice, non c'è problema. I have many new clothes for you. Non c'è problema, c'ho tanti vestiti nuovi. Come, I will bath you and ready in 5 minutes. Vieni, ti do una pulita e in 5 minuti. And without you I will not go. Ti metto a nuovo, perché senza di te neanche io ci vado alla festa. And she ready. And quindi la cambia e continua ad andare alla festa. Questo significa che la madre non si mette lì a vedere, a giudicare nessun tipo di caduta. So, what I want to say, gift of Chaitanya Mahaprabhu. Is a deep subject. Il dono di Chaitanya Mahaprabhu è un argomento molto profondo. Unnat ujjwal rasa. Unnat ujjwal rasa. Ujjwal rasa was there. He developed unnat ujjwal rasa. L'ujjwal rasa era presente anche prima del suo avvento, però lui ha sviluppato e introdotto l'unnat ujjwal rasa. Rasa is a conjugal lover of Krishna. Radha è l'amante coniugale di Krishna. A Manjari is the baby of Radhika. E le Manjari sono le bambine di Radhika. Radhika.